Addirittura 63 i giorni passati da quel 13 novembre che ha sancito l'ultima vittoria interna del Trastevere. Tanto, troppo tempo per una big che va dal terzo miglior rendimento casalingo. Serve quindi tornare a vincere oggi contro una squadra che sì è in difficoltà, ma che è tornata al meglio dalla sosta. Proposizione visto e servito. Puntato Cervoni, la sposta sul mancino due volte, arriva sul fondo, mette il cross per Di Nardo che va con la girata, calcio d'angolo. Lo porto a Murato. Traiettoria forte, tesa, Ciotoli trova il pallone, non trova la porta. Tiago Menna ha un po' di spazio, vuole il cross, invece il 7 che lo trova. De Cerchio sul rimpallo e poi il gol con Semprini che tocca, ma non basta, la sbloccata Lavastese. Ha segnato il 10, primo in campionato, 0-1 al Trastevere Stadium. Inevitabili, non c'è spazio per tutti, cross di Santarelli dalla sinistra sul portiere e c'è il gol di Crescenzo, l'arbitro lo dà buono, ha segnato ancora lui, 7 in campionato, si prende sulle spalle la squadra nel momento forse più complicato, pareggia subito il Trastevere, 1-1. Ora col destro Santarelli, cross bello su cui arriva Ciotoli, poi Massimo di controbalzo, cambia, ma forse cambia il modo di battuta, il modus operandi del Trastevere, perché si avvicina Massimo, infatti battuta corta. Visto al limite Valentini che stoppa, la sistema, calcia forte. Santarelli si chiude, forse palla sul primo palo, Valentini in aria, la palla rimane lì, Crescenzo non riesce a spingerla. Anticipo qui perfetto di Rinella che cerca anche Alonzi, palla buona, può andare col sinistro Alonzi, spara alto, spara a salve, l'occasione che poteva portare i tre punti al Trastevere. Se trova anche il colpo su calcio d'angolo per un assist magari, palla che arriva a Massimo, Crescenzo non trova il tap-in, altra occasione monster per il Trastevere. Di nuovo Rinella dalla bandierina, tutti in area, palla bassa sul primo, allontanata, poi il colpo col sinistro, tentato da Baldari che si coordina male e spedisce alto. Maiorano, tutto buono, fischia l'arbitro, finisce qui. Trastevere e Vastese termina con l'1-1. Tutto succede nel primo tempo. Il gol di De Cerchio pareggiato dal colpo di testa di Crescenzo. Il Trastevere nel finale ci prova veramente in tutti i modi. Forse è mancata anche un po' di fortuna.